Buonasera, buonasera e benvenuti al terzo round del campionato GP2 Asia organizzato da SimRacingWorld.it. Terza tappa delle 5 previste per il campionato, terza tappa che si correrà sul tracciato del Bahrain. In questo momento stiamo seguendo gli ultimi secondi delle prove libere, dove Francesco Pinto si trova attualmente in pole position con il tempo di 1:37.715, seguito a soli 75 millesimi da Simone Scancarello, in terza posizione da suo fratello Claudio, distaccato di ben 4 decimi e mezzo. I piloti stanno ultimando il loro ultimo giro. In questo momento Andrea Crespi sta per tagliare il traguardo, Andrea Crespi che si piazza in sesta posizione dietro al quinto posto di Paolo Gabbiolini. Come abbiamo detto, questa sera è la terza tappa, quindi stasera ci sarà il giro di boa di questo campionato. Andiamo a vedere che cosa è accaduto nelle scorse gare. La settimana scorsa si è corso sul tracciato della Corea, sono state due manche veramente combattute. Gara 1 è stata vinta da Gianluca De Matteo, che ha preceduto sulla linea del traguardo con soli 2,5 secondi di vantaggio Paolo Tadeolini, e il podio si è chiuso con il nostro Giuseppe Sanacore, che si è piazzato in terza posizione. In gara 2 invece abbiamo avuto la vittoria di Marco Fiore, ha vinto nettamente la gara davanti a Francesco Pinto, distaccato di ben 9 secondi e mezzo, e al terzo posto sempre Paolo Tadeolini. Paolo Tadeolini che cercherà in questo terzo round di portare a casa la prima vittoria di campionato, prima vittoria che gli permetterebbe di allungare ancora di più in classifica. Infatti, se andiamo a snocciolare quelle che sono le posizioni, vediamo che Paolo Tadeolini del Busters Racing Team è in testa con 61 punti, seguito da Marco Fiore con 51 e in terza posizione Giuseppe Sanacore con 44 punti. In quarta posizione Gianluca De Matteo con 38 punti, seguito da Francesco Pinto con 30 e a seguire Visentin con 29, Simone Scancarello con 26, Gibson a pari merito con Crespi con 25, Cavero 22, Suracci 21, Claudio Scancarello 19, Diego Tadeolini 16, a pari merito con Sardegno in tredicesima posizione. Per quanto riguarda la classifica team, invece la settimana scorsa abbiamo visto che il Busters Racing Team è riuscito ad accorciare le distanze sull'RV Team, che continua a guidare la classifica team con ben 95 punti, seguito appunto dal Busters Racing Team con 86 e al terzo posto il Fiera Racing Team Red con 64 punti. La settimana scorsa abbiamo visto che ci sono stati nuovi piloti che si sono inseriti nelle posizioni di testa, nuovi piloti che ambiscono ad ottenere le ottime posizioni anche in questa terza gara. Abbiamo avuto appunto la vittoria di Gianluca De Matteo, che si è confermato pilota veloce, pilota che può andare ad insidiare i big di questo campionato. Come abbiamo detto, Paolo Tadeolini cerca la sua prima vittoria dopo aver ottenuto ben tre podi in quattro gare. Abbiamo un Francesco Pinto che, dopo le sfortune del round di Istanbul, è riuscito a portare a casa due ottimi piazzamenti, agguantando così la quinta posizione in campionato. Francesco Pinto, pilota che si è dimostrato veramente molto veloce soprattutto sul giro veloce, lo vediamo in questo momento inquadrato, quindi vedremo se questa sera, forte della sua ennesima pole position, riuscirà a portare a casa un ottimo piazzamento. Il circuito del Bahrain, un circuito decisamente interessante. Andiamo a vedere quelle che sono le sue caratteristiche. Circuito lungo 5.400 metri, composto da ben 15 curve. Abbiamo una parte iniziale molto veloce, abbiamo un lungo rettilineo, una curva particolarmente stretta, seguita da un ulteriore rettilineo, e poi si entra nella parte mista. La parte mista in questo circuito, dove l'assetto carico sicuramente farà la differenza, soprattutto
nella zona delle curve 5, 6 e 7, che è una variante che si fa solitamente a tavoletta, ovviamente se l'assetto lo permette, variante che ci mette in una serie di curve lente, abbiamo una curva 8, una curva d'uncino che si effettua in seconda marcia, seguito dalla combinazione delle curve 9 e 10, curve che si fanno in appoggio, curva 9 in appoggio, e guidare in modo ottimale la percorrenza della curva 9 permette di entrare al meglio nella 10. Un ulteriore tratto rettilineo e poi la parte finale. Parte finale, una parte molto veloce, dove abbiamo la curva 11 e 12 che si fanno per... Thank you.
Non-essential personnel leave the grid now.
Eccoci online anche con l'audio, eccoci online da questa gara 1 che è entrata nella sua seconda metà. Vediamo in questo momento al comando Francesco Pinto che guida con circa 4 secondi e mezzo di vantaggio su Simone Scancarello e Paolo Taddeolini in terza posizione, distaccato di ben 23 secondi dalla testa della corsa. Paolo Taddeolini che sta lottando per il terzo posto, seguito da Gianluca De Matteo a soli 1 secondo e mezzo, mentre abbiamo Andrea Crespi in quinta posizione e Diego Taddeolini con un ottimo sesto posto, Claudio Scancarello in settima, Giuseppe Suraci in ottava e Marco Fiore, vincitore di gara 2 della scorsa settimana, relegato in nona posizione. Registriamo purtroppo già i ritiri di Stefano Visentini e Massimo Caverio e la squalifica di inizio gara di Giuseppe Sanacora. Andiamo a vedere come sono le auto in pista. In questo momento non ci sono battaglie, abbiamo Francesco Pinto che guida con molta sicurezza questa gara 1 del Gran Premio del Bahrain, seguito da Simone Scancarello in seconda posizione, abbiamo Paolo Taddeolini fumata in terza posizione all'altezza di metà circuito. Scusate, Gianluca De Matteo in terza posizione, Gianluca De Matteo che è sopravanzato Paolo Taddeolini. Probabilmente Paolo Taddeolini ha commesso un errore durante il periodo in cui non era inquadrato. Siamo Andrea Crespi in quinta posizione. Sesta posizione per Diego Taddeolini, settima per Claudio Scancarello, ottava per Giuseppe Suraci e nona per Marco Fiore. Andiamo a vedere se ci sono delle battaglie in questo momento. Non ci sono battaglie, ma abbiamo Paolo Taddeolini che sta pian piano rimontando su Gianluca De Matteo. Infatti Paolo Taddeolini ha compiuto lo scorso giro in 1.48.2, al contrario di 1.41.2 di Gianluca De Matteo, quindi c'è stato sicuramente un errore da parte di Paolo Taddeolini che andremo ad intervistare a fine gara. Vediamo se qualcuno dei piloti che purtroppo non stanno correndo vengono qui in diretta con noi, sembrerebbe di no. Vediamo se Massimo Caverio non vuole venire in diretta. E qua inquadrato Paolo Taddeolini, leader del campionato con 61 punti, leader del campionato con 61 punti su Marco Fiore che ne ha 51, e Marco Fiore che attualmente è relegato in nona posizione. Quindi un ulteriore guadagno di punti per Porto Delino. Diciamo che anche il terzo in classifica, Giuseppe Sanacora, addirittura non ha preso via alla gara, quindi probabilmente prenderà 0 punti in questa manche. Gianluca De Matteo, quarto in classifica e attualmente terzo in questa prima manche. Francesco Pinto che è quinto in classifica di staccato di ben 31 punti da Paolo Taddeolini, che però in questo momento sta guidando gara 1, quindi sicuramente gli permetterà di recuperare non pochi punti nei confronti di Paolo. Mancano 12 minuti al termine della gara. Giro veloce è stato compiuto da Claudio Scancarello con 1.38.851, mentre attualmente il più veloce in pista è proprio Francesco Pinto
che sta girando sul passo dell'1,39 netto. Purtroppo l'errore di Porta dell'India che ha rallentato anche il passo di gara, quindi speriamo che non sia accaduto nulla di grave a Porta, lo sta che comunque Porta sta girando purtroppo più lento del suo diretto avversario e quindi vedremo se sarà in grado di recuperare il terreno perso in questi ultimi 10 minuti. Ricordiamo che la griglia di gara 2 sarà formata dal base dell'ordine d'arrivo di gara 1 con l'inversione delle prime 10 posizioni, quindi questo darà sicuramente un vantaggio a Paolo, no scusate, sicuramente un vantaggio a Marco Fiore se così dovesse concludersi la prima manche, in quanto partirà dalla prima fila, partenza che nella seconda manche della scorsa gara gli ha permesso di arrivare indisturbato e vittorioso al traguardo. Ma vediamo che Simone Scancarello nell'ultimo giro ha guadagnato 2 decimi su Francesco Pinto. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Simone Scancarello ci prova perché sta ri ha ridotto il suo distacco a 4 secondi netti. Attenzione, giro veloce di Claudio Scancarello, 1,38 e 715, quindi Claudio Scancarello in settima posizione, che è stato costretto ad effettuare un pit stop, sta viaggiando molto veloce. Andiamo a seguire Claudio Scancarello che potrebbe rimontare su Diego Tadei, infatti nell'ultimo giro ha girato ben 2 secondi e mezzo più veloce di Diego. Il suo distacco è di soli 4 secondi e 7. È probabile che vedremo fra poco una battaglia tra questi due piloti. Seguiamo in diretta Carlo Scancarello che a breve vedrà i tubi di scarico di Diego Tardellini e sicuramente nel finale di questa prima manche darà vita ad una bellissima battaglia. Vedete che il distacco si è ridotto a 4 secondi e mezzo. Quindi con questo passo non ci vorrà molto prima che Claudio raggiunga Diego. Nelle posizioni di test i stacchi sono rimasti più o meno invariati, quindi non abbiamo nulla di particolare da segnalare. 1,41,4 il tempo di Diego Tardellini, 1,39,3 quello di Claudio Scancarello. Quindi attenzione, Claudio Scancarello guadagna ancora 2 secondi e 1 nell'ultimo giro nei confronti di Diego Tardellini. Continuiamo a seguire Claudio Scancarelli quanto sicuramente darà vita ad una battaglia nel finale di questa gara. Battaglia che abbiamo anche per il 13° e il 14° posto, dove Giuseppe Sardegno, scusate, Gigi Sardegno, è seguito a soli 1,5 secondi da Angelo Paratore. Intanto vediamo che Carlo Scancarello comincia a vedere la sagoma della macchina di Diego Tardellini, distacco di su 2,8 secondi in questo momento. Intanto anche Simone Scancarello ha ridotto il suo distacco a 3 secondi 5 da Francesco Pinto. Stiamo tenendo d'occhio ovviamente i distacchi di questi due piloti in modo da poter scambiare l'inquadratura. Vediamo se Simone Scancarello vede, non vede per il momento la sagoma di Francesco Pinto. Intanto seguiamo Claudio Scancarello che ha solo 1,06 secondi
quantità di buttate. Centrale del tracciato nel tempo lungo di Pietro Candela. Con il vettura puntata sul canale, vedete di davanti a lui la vettura di Lopelino, guida nervosa per Scancarello che aggredisce il corpo interno della curva 14. Si parlerebbe non solo fino all'arrivo, mancano 5 minuti alla fine della gara. Nelle posizioni di testa abbiamo dei reti indiavolati, 1.39.5 per questo punto, 1.39.8 per Simone Scancarello, ma distacco ancora di 4 secondi, quindi di Francesco Pinto non sta cedendo, non sta mollando. Difficilmente Simone Scancarello sarà in grado di attaccare il primo posto. Non sempre un'auto con Carlo Scancarello, Carlo Scancarello che ha solo 1.7 secondi di distacco da Diego Tardellini. Nel frattempo segnalano un incidente per Sandro Federici nel terzo settore, dove sta riprendendo la strada in questo momento. Perfetto, continuiamo a seguire Carlo Scancarello, Scancarello che si sta avvicinando a ridotto, il distacco è inferiore al secondo, con 7 decimi di dietro questi due piloti. Dopo che l'effetto scia comincerà a farsi sentire, siamo nella parte centrale del circuito, sfrutta tutta la pista da lo Scancarello, ma non sono 4 minuti al termine della gara. Vedremo se riusciamo a mantenere l'ottimo sesto posto che sta cercando di difendere. Nel frattempo nelle posizioni di testa non cambia con nulla, se la cosa spiega il comando, se non scambia seguito Simone Scancarello, terzo posto per Luca De Matteo, quarto per Paolo Cardellini, quinto per Andrea Crespo. Minuti al termine della corsa. E la gara si conclusa in questo modo, sicuramente Paolo Tardellini allungherebbe in classifica rispetto ai suoi diretti avversari, quindi Francesco Picchio si riparando a questo punto sotto e con ancora 5 manche a disposizione comincia a diventare un avversario scomodo per i piloti di testa, perché non dobbiamo seguire il duello che ormai è iniziato tra Claudio Scancarello che tenta di guadagnare la seconda e la sesta posizione ai danni di Diego Tardellini. Siamo adesso nella parte centrale del circuito, la parte mista, la parte più guidata, quella più difficile. Curva 9, attenzione, frenata umata per le gomme di Diego Tardellini, ecco il linea centrale, la scia ormai Claudio Scancarello in scia a Diego Tardellini, vediamo se tenterà l'attacco al termine di questo tiro, si difende Diego, vediamo, riesce a passare, i piloti sono appaiati, Claudio Scancarello riesce, Diego Tardellini tenta la frenata all'interno per anticipare l'interno della purtroppo testa coda per Diego Tardellini che ha chiesto troppo alla sua vettura, ha chiesto troppo ai suoi gomiti in questo finale di gara. Che lo vede protagonista, ma purtroppo la sua aggressività l'ha portato ad andare in testa a coda. Testa a coda che comunque ci sta, mancano 2 minuti al termine della gara, appena è stato superato, tentare il tutto per tutto è più che lecito per questo giovanissimo e promettente pilota. Ricordiamo solamente, se non ricordo male, 15 anni per lui. Quindi comunque sesto posto, settimo posto per Diego Tardellini, posizione di tutto rispetto, vista la caratura
dei piloti attualmente in gara. Siamo in testa Francesco Pinto, il distacco di 3 secondi 8 nei confronti di Simone Scancarello. Attenzione, Paolo Taddeolini ha ridotto drasticamente il suo distacco nei confronti di Gioco De Matteo, dimezzandolo nell'ultimo giro. Gioco De Matteo ha girato 1.44.4, quindi probabilmente c'è stato un errore da parte di Gianluca De Matteo. Vediamo se in quest'ultimo minuto e mezzo Paladini riuscirà a farsi solo. Il finale di gara è sempre la sua fase migliore, infatti ricordiamo che anche nelle altre manche di questo campionato, negli ultimi 5 minuti di gara, Paolo Taddeolini ha sempre dato il meglio di sé, piazzando i suoi giri veloci e recuperando sempre molto distacco ai suoi avversari. Siamo nel gattino principale, 2 secondi 8 di distacco tra Gianluca Matteo e Paolo Taddeolini. Gianluca De Matteo. Guarda, 40 secondi il termine della gara. Ovviamente Francesco Pinto chiuderà questo giro sotto la bandiera a scacchi, quindi non sarà necessario effettuare un'ulteriore tornata. 20 secondi al termine della gara, parte finale del circuito per Francesco Pinto, seguiamolo. 5 secondi, sì. Francesco Pinto che entra, scade in questo momento il tempo, i 45 minuti di gara 1, Francesco Pinto porta a casa la prima vittoria in questa meritata vittoria in questo GP2 Asia, seguito in seconda posizione da Simone Cancarello. Vediamo se terzo posto andrà a Gianluca De Matteo o a Paolo Taddeolini, che vediamo ancora ultima frenata, ultima curva per Gianluca De Matteo, entra nella rete d'arrivo. Gianluca De Matteo al terzo posto, seguito da Paolo Taddeolini, che con un distacco di solo un secondo. Attenzione, motore in fiamme per Gianluca Matteo, motore in fiamme poi appena dopo il passaggio sulla bandiera scacchi. Quinta posizione, ottimo quinto posto per Andrea Crespi, sesto posto per Claudio Scancarello e settimo posto per Diego Taddeolini. Ottima prova per questo giovane pilota che è riuscito a rimanere in sesta posizione fino ai minuti finali. Intanto segnaliamo Diego Taddeolini in settimo, Giuseppe Suaci in ottava posizione, Marco Fiore in decima, Marco Fiore in nona, Slish Gibson in decima, Pietro Candela in undicesima, Angelo Paratore in dodicesima, Gigi Sardegna in tredicesima e Sandro Federici a chiudere la lista dei piloti in gara in quattordicesima posizione. Segnaliamo i ritiri di Massimo Grassa, Stefano Visentin e Massimo Cavero, mentre squalifica per Giuseppe Sanacore. Con questo ordine d'arrivo vediamo che la griglia di gara 2 sarà composta da Gibson e Fiore in prima fila, Suraci e Diego Taddeolini in seconda, Claudio Scancarelli e Andrea Crespi in terza, Paolo Taddeolini e Gianluca Di Matteo in quarta, Simone Scancarello e Francesco Pinto in quinta. Quindi in classifica generale sicuramente Paolo Taddeolini consolida il suo vantaggio, i punti li avremo a fine gara, consolida sicuramente il suo vantaggio, vediamo che caricata. Gara 2, da pochi minuti. Prenderà il via la seconda manche. Questa serata, dicevo, Paolo Taddeolini
consolida sicuramente il suo vantaggio nei confronti di Marco Fiore e Giuseppe Sanacora, recupera qualche punticino Gianluca Donato, che ha distaccato di ben 23 punti da testa del campionato, mentre fa sicuramente un balzo in avanti anche Francesco Pinto, che con questa sua vittoria comincia ad insidiare le posizioni di testa. Vedremo che cosa accadrà in questa seconda manche del terzo round del campionato GP2 Asia di Signor Simone, terza tappa delle 5 in programma. La prossima settimana si correrà sul tracciato di Dubai, ricordo male. Questa settimana si correrà sul tracciato di Dubai, mentre l'ultima prova che si correrà nella data del 28 di dicembre vedrà i piloti duellare in questo round finale sul circuito di Yas Marina, circuito di Yas Marina, che è il famoso circuito di Abu Dhabi utilizzato in Formula 1, questo circuito avveniristico inaugurato solamente un paio di anni fa. Ci stanno caldando prima dell'inizio di gara 2. Una carrellata dei piloti partecipanti a questa seconda manche. Ho Pinto, vincitore di gara 1, la maggior parte dei piloti box, infatti in questo momento sono proprio in pista solamente Francesco Pinto e Massimo Caverio. Uscito proprio in questo momento anche Angelo Paratore. 8 minuti al termine del warm-up. Abbiamo Angelo Paratore, Massimo Caverio e Francesco. Vito che inizia il giro lanciato. Questo warm-up pre-gara 2. Momento stanno sistemando la griglia di partenza di gara 2.
anche con solo 4 minuti al termine del warm up prima del via di gara 2. Ricordiamo che gara 1 si è conclusa con la vittoria di Francesco Pinto, Simone Scancarello, terzo posto per Gianluca Di Matteo, quarto per Paolo Tardiolini e quinto per Andrea Crespi. Vedremo come andrà questa seconda manche, che si correrà sulla durata di soli 30 minuti, a differenza dei 45 di gara 1, seconda manche che vedrà i piloti molto più agguerriti in quanto tempo a disposizione per portare a casa la vittoria è decisamente inferiore. E siamo sulla griglia di partenza. I piloti si stanno schierando. Abbiamo la prima fila, Andrea Gibson e Marco Fiora. La seconda fila composta da Giuseppe Suasi, Diego Tardiolini, la quarta da Paolo Scancarella, Andrea Crespi, la terza da Paolo Scancarella, Andrea Crespi, la quarta da Paolo Tardiolini, Giuseppe Matteo, la quinta da Simone Scancarella e da Francesco, vincitore di gara. Siamo nell'abitacolo di Gibson, ha iniziato il giro di ricognizione del tracciato per questa seconda manche. Del Gran Premio del Bahrain. Andiamo per qua, fate entrare tracciato, i piloti si susseguono l'altro, la parte finale del circuito. Canda i premi o fiori. Vedere gli specchi per dire ehi bello, ci sono anch'io qui. Si posiziona nella sua piazzola, tutti i piloti si stanno posizionando. È pronto per l'inizio di gara 2. Si accendono i semafori e luci rosse. Attenzione, sta per scattare la seconda manche della terza tappa del campionato GP2. Attenzione, i piloti partono.
Partenza regolare, subito incidente, ovviamente dai tre fratelli Cancarello Gianluca De Matteo, probabilmente. Cancarello e Gianluca De Matteo, Simone Scancarello e Gianluca De Matteo. Paolo Tardolini è riuscito ad uscire indenne. Dopo essersi visto le due auto, dopo Diego Tardolini subito attaccato da Francesco Pinto e da Marco Fiore in sesta posizione, pessima partenza per Marco Fiore. In prima posizione Ipson che allunga su Turaci e Claudio Scancarello, tallonati da Paolo Tardolini che ha un passo decisamente migliore del loro, tenterà sicuramente l'attacco in queste prime fasi di gara. Nell'auto di Tardolini vediamo che due piloti coinvolti sono proprio Gianluca De Matteo e Simone Scancarello, quindi avevamo visto giusto due auto del Fiera Racing Team Red, quindi peraltro una lotta Pausa di lì, in quarta posizione, ormai tinta l'attacco nei confronti di Suraci che è stato sopravanzato da Claudio Scancarello. Vediamo se Paolo tenta l'attacco all'interno di questa curva, no, perderà adesso nella parte mista. In questo momento questa è la fase più calda, più combattuta, perché c'è un paio. La lotta per il terzo posto, Francesco Pinto sopravanzato Paolo Tardolini, Pinto che è veramente in palla questa sera. Adesso qui perché deve andare subito all'attacco di Suraci, in terza posizione Suraci che sta facendo un po' da tappo ai piloti che lo seguono. Suraci che è partito nelle prime file di questa gara, dove Francesco Pinto esce benissimo dalla gara, attacca con una facilità veramente disarmante. Francesco Suraci che all'attacco tornata si incolla ai tubi il tomba non se fa il giro veloce 1.46 1.40 e 153, un giro veloce per Carlo Scancarello che è il più veloce anche in gara 1, 1.40 e 153. Paolo Tardolini è di 1.42 1.42 per Ipson e 1.41 per Francesco. Diego Tardolini in sesta posizione, Marco Fiore in settima, che quindi la salgono davanti a Diego Tardolini in sesta posizione. Andiamo a vedere se Paolo Tardolini riuscirà ad attaccare Turaci per il quarto posto. Entrata aggressiva sul collo di Paolo Tardolini, la prima salva. Sono quasi terminati i primi 5 minuti di questa seconda manche. Paolo Tardolini nelle fasi iniziali di gara non è mai praticamente efficace, bisogna di chiamarlo,
il suo stile di guida infatti lo porta da almeno sempre nelle fasi finali della gara, dove lo vediamo sempre attorno agli occhi e gli occhi in performance. Intanto siamo Francesco Pino, giro veloce 1.89 e 349. Siamo in auto giro con Marco che è staccato di solamente 4 decimi 8 da Diego Rodi. Vediamo se può attaccare all'interno della prima curva, attacco che lui va a buon, un'ottima difesa e tiro di Fabiolini. In questo momento questa è attenzione perché c'è stato in testa al gruppo stato un Gibson si parla dal primo al terzo posto. Gibson con il terzo posto, c'è primo Claudio Stancarella, ma seguiamo questa battaglia per il sesto posto, tra le spalle di Marco Fiore abbiamo Candela che si è avvicinato approfittando della lotta tra Fiore e Diego Cardellino. Attenzione, scivolamento di vettura, attenzione, si sfiorano. Candela rischia il contatto con il tubi di scavamento della macchina della vettura di Fiore e poi la frenata per realizzare il contatto per perdere a Candela qualche metro che sta prontamente recuperando sempre. Attenzione della battaglia tra Diego Cardellino e Marco Fiore. Battaglia bellissima, fa l'arco di Cardellino, fa l'arco, attenzione Candela, il migliore velocità non riesce a passare Diego Cardellino che si è subito in scena, ma in frenata non riesce. Attenzione va là, pochino Candela di Cardellino prende la sua scia. Attenzione, i piloti sono appaiati e il pilota Candela è stato decisamente più scalvuoto, come riesce a superare anche Marco Fiore. Vediamo se sbandata per Diego Cardellino che fa perdere il contatto. Candela si gira in uscita dalle posizioni perdendo le due posizioni che aveva appena guadagnato, quindi confermo sicuramente assetto scarico per Pier Candela. Siamo in macchina con Curacci sempre al quarto posto, Gibson al terzo, secondo posto per Francesco Pinto e Claudio Stancarello in prima posizione, ma come potete vedere Francesco Pinto è alle spalle di Claudio Stancarello di pochissimi mentre Paolo Tadellini continua secondo e tre da Giuseppe Suarez. Vediamo se Francesco Pinto riuscirà ad infilarsi nella scia Claudio Scarpello. Vediamo che i piloti sono ancora in gara. Giro veloce, passate però da Francesco Pinto con 1.349. Attenzione, Paolo Tadellini è nella scia, pericolosissima manovra di Suracci, mamma mia, cosa ha rischiato Tadellini questo frangente. Sarebbe stato veramente un disastro, vedete che appena Tadellini ha passato su Rassi riesce subito a mettere dei significativi metri tra sé e il suo diretto inseguitore. Il distacco tra Tadellini e Gibson è ora di 2 secondi e mezzo, quindi Tadellini si lancia all'inseguimento del carabinieri privato del podio. Questa gradura, attenzione, andiamo a vedere la battaglia per il settimo posto perché Diego Cardellini è nella scia di Andrea Crespo. Diego Cardellini che è riuscito a tenere di sé Pietro Candela, che abbiamo visto prima commettere
numero, mentre il Marchiore è avanzato in sesta posizione. Infine, vediamo che tanti obiettivi, errore di Gibson, e l'ha fatto scivolare in quinta superiore, in quinta, scusate, in quinta posizione, facendo guadagnare così il terzo posto a Olga Dini e il quarto a Giuseppe Moraci. Intanto segnaliamo che in gara 2 non ha preso il via Giuseppe Stanacore, che Giuseppe Stanacore che è al terzo posto nella classifica di campionato, non ha preso il via in questa gara 2, quindi Giuseppe Stanacore che perde punti importantissimi per il campionato. Andiamo a vedere cosa succede per la in test, è la prima posizione dove al primo posto vediamo Claudio Scalcaro, seguito a poco più di un secondo da Francesco. Arriva leggermente lungo alla staccata, attenzione perché ottimo secondo per me per Claudio Scalcaro, qualcuno bellissimo, 42-2. Adesso va su per fare Paolo Giulini, che dovrà cercare di recuperare 7 secondi su Francesco Pinto, prende decisamente alto. Intanto Diego Candela ha passato Diego Tagliolini, quindi Pietro Candela ha guadagnato l'ottava posizione ed è in piedi Tagliolini, che nell'ultimo giro ha girato in 1.43.2 contro un 1.39.9 di Pietro Candela. Passo di Pietro Candela, un passo meglio delle prime posizioni, quando nell'ultimo giro è stato il terzo pilota più veloce in pista. Slish Gibson continua a viaggiare in sesta posizione, settima per Mel Crespo e quinta per Mel. Claudio Scalcarello ha effettuato il miglior giro, girando in 1.38.925. Un piccolo errore per Francesco Pinto, che è andato largo alla curva di 10-1, in totale Dovini sfrutta al massimo pista corpo e primo pezzo di sabbia. Piccolo errore per Francesco Pinto, che è andato, che ha permesso a Paolo Dovini di entrare sul distacco dei suoi confronti. Che sta spingendo per cercare di andare a recuperare secondi preziosissimi e che poi ha portato in quarta posizione, quindi permetterebbe di guadagnare, di mantenere comunque un distacco decente dalle posizioni di testa del campione. Direi che fosse spinto, se la gara dovesse finire in questo modo, guadagnerebbe non pochi punti. Questo è il Pietro Candela, che mi ha segnalato lento. Infatti Pietro Candela dove ha finito questo Diego? Ah, Diego Fedeli purtroppo costretto al rientro ai box. Intanto si stanno delineando sempre più le posizioni di testa, distacco da Francesco Pinto nei confronti di Claudio Scalcarello di ben 4 secondi fa,
mentre quello di Paolo Tagliabue rispetto a Francesco Pinto, che è in seconda posizione, è di ben 6 secondi e 6. Non ci sono particolari battaglie. Questo momento in pista andiamo da omaggio a Carlos Cancarella, che sta conducendo gara 2. In seconda posizione, allora, vediamo Paolo Rodrigo, sta facendo più di 6 secondi. Perché su razzo in quarta, e attenzione perché Marco Fiore in quinta posizione comincia a venire da sagoma più facile. Marco Fiore che ha un passo leggermente più veloce di quello di Suarez, quindi questi due piloti potrebbero a breve entrare in bagarre, che potrebbe favorire anche la rimonta di Andrea Crespo, che si trova in sesta posizione, staccato di solo 1 secondo e 7 da Marco Fiore. Attenzione per il colore di Marco Fiore, che era qualche metro nei confronti di Suarez, perché vedete che Crespi vede da un discarico della vettura di Fiore. Paolo Tagliabue, leader del campionato, attualmente in terza posizione, sarebbe, se la gara si finisse in questo modo, sarebbe il suo quarto podio in 6 podio, in 6 match. Un ottimo rendimento che infatti permette di guidare il campionato. Adesso quindi in seconda posizione, che guadagnerebbe ancora qualche punticino nei confronti di Tagliabue, quindi renderebbe le ultime due tappe di questo campionato estremamente interessanti. Potrebbe diventare ufficialmente una lotta a due tra Francesco Pinto e Paolo Tagliabue per la conquista del titolo di questo campionato. Ma il trenino per la battaglia del quarto posto si sta completando sempre di più, perché abbiamo Marco Fiore che ormai è a pochissimi decimi da Suraci, e Andrea Crespi che spiego questi due piloti, e vedremo se riusciamo a sfruttare la bagarre per incollarsi e dar vita ad uno spettacolare finale di secondo match. Vediamo, c'è una battaglia in corso tra Pico Candela e Massimo Caverna, ma tra di loro è presente un doppiato tra l'altro di Gianluca Di Matteo, che è in ultima posizione, poverino Gianluca Di Matteo coinvolto in un incidente all'inizio di gara 2. Quella è una dinamica in partenza, se non ricordo, ma se non ho visto male, Carlos Cancarella ha tagliato la strada a Gianluca Di Matteo, centrato in pieno. Seguiva Crespo. Pico Candela attenzione, Caverio che per poco non tanto già lo permette, ma Pico Candela che si avvicina tantissimo, tenta l'attacco all'interno, vediamo. No, Caverio riesce più veloce a correre, riesce a mantenere il vantaggio. Crespi in quinta posizione,
iniziato questa situazione in quinta, che vede che gli sforzi di stati sono rimasti molto avvicinati, ma sempre imbucati in questi ultimi giri. Mancano, sono dati 10 minuti finali questa seconda manche. Mi tocca la chiare, riesce a passare Massimo Traverso alla stacca per la curva 3. Traverso però vediamo se riesce a ricambiare il favore, a sentire la scelta di Rotondera. Non è quello che di Rotondera, ha un sacco molto scarico che gli permette di roncargli l'attacco all'interno della curva. Non va per pochissimi centimetri, il Panera riesce a mantenere l'ottava posizione di Bullago, ormai tra Suarci, Fiore che guadagna la quarta posizione, Crespi che tenterà di sopravanzare a cui Suarci che ormai è davanti. La battaglia in quarto posto ha permesso a Crespi di unirsi a questo treno. Vediamo se non riusciamo a guadagnare sufficienti metri per scongiurare l'attacco di Suarci. Vediamo Crespi che si infila nella scia di Suarci. Vediamo se tenterà l'attacco da fuori questo rettilineo. Traiettoria interna per Crespi, non va. Crespi non rischia eccessivamente in questa fase. Studia il suo avversario, mancano ancora 8 minuti al termine della gara, c'è un po' più tempo per tentare l'attacco. E nella prima posizione per Claudio Sancaro, seguito da Francesco Pitto, grande protagonista della serata di oggi. Sempre al terzo posto in solitario per Paolo Tandrini, che gestisce questo momento la sua gara. Quarto posto per Marco Fiore, seguito da Andrea Crespi che è riuscito a sopravanzare ora c'è Andrea Crespi che sta cambiando un secondo e due da Marco Fiore. Vedremo nei prossimi giri qual è il passo di questi due piloti, in modo da capire se Andrea Crespi sarà in grado di provare l'attacco a Marco Fiore per il quarto posto in questi ultimi minuti della seconda manche. Questa è emozionantissima serata. Francesco Pinto sta girando velocissimo. Francesco Pinto ha concluso il primo settore con il tempo di 31,7, è il più veloce in pista. Francesco Pinto sta spingendo, perché Francesco Pinto giustamente vuole provare a portare a casa entrambe le manche questa sera, cosa che non è ancora riuscita a nessuno in questo campionato. Ma Andrea Crespi anche lui non muove. Andrea Crespi sta guadagnando un altro decimo nel settore, un distacco di solo 9 decimi da Marco Fiore. Andrea Crespi che vede i tubi di scarico di Fiore, vedremo se sarà in grado di tentare l'attacco prima del finale di gara. Ancora un secondo guadagnato per Francesco Pitto ai danni di Carlo Spancaro. Mancano 6 minuti di questo passo. Pitto può riuscire ad andare nel finale di gara ad insidiare Carlo Spancaro. Vediamo come andranno i prossimi giri. Un secondo di stacco di destra tra e Fiore nell'ultimo giro. L'ultimo giro Crespi ha guadagnato ben mezzo secondo nei confronti di Fiore. Vediamo se questa progressione sarà costante anche per i prossimi due giri, in modo da portare questi due piloti appaiati a lottare per il quarto posto nei minuti finali di questa gara. Marco Fiore sta spingendo tantissimo, perché sente sul collo per Andrea Crespi, mentre Carlo Stancarlo riesce ad allungare leggermente, a recuperare quello che ha perso il giro precedente e riporta il suo vantaggio che poi di Francesco Pinto superiore ai 4 secondi.
lotta, la vera lotta, è qui come fumanti ad ogni staccata per Marco Fiore. Giro veloce di Carlo Scalderello, 1.38 e 523. Io veloce per Carlo Scalderello che assolutamente non ci va a mollare la vita. Gara 2. Claudio. Carlo Scalderello sarebbe, in caso di vittoria, il sesto pilota diverso di 6 manche che conclude il primo posto. Quindi un campionato dove non abbiamo un ordine di pilota, dove diversi piloti si susseguono. Poi, anche se abbiamo una presenza costante, di Paolo Tadderini, che è praticamente sul quarto podio in 6 gare, il terzo posto che gli permetterebbe di consolidare una maggior ragione vantaggio sui altri seguitori, ma attenzione, vedremo poi a fine gara con la sua vittoria delle classifiche quale sarà il vantaggio di Francesco Pinto. Francesco Pinto che insegna in questo istante il giro veloce 1.38 e 212. Nella battaglia per il quarto posto, Fiore riesce a tenere a bada Crespi che segue un distacco abbastanza costante tra i 9 e 10 e il secondo. Vediamo in questi ultimi 3 minuti di gara 2 riuscirà a farsi solo. Distacco ridotto a mezzo secondo, mentre Francesco Pinto allora i suoi stacchi sono 2 secondi e 4. Teniamo d'occhio entrambe le battaglie sul lifetime. 7 decimi separano per aspettare Marco Fiore, gli stacchi più o meno a elastico in base ai settori della pista, in base a quanto sono carichi gli assetti, in base a quanto le loro gomme hanno ancora da reggere. Tanto segnaliamo il ritiro per Gianluca De Matteo, Gioco di Matteo, sfortunato in partenza, e poi abbiamo incidenti con Simone Scalderello, che è attualmente in nona posizione. Ultimo minuto e 30, 8 decimi separano Crespi da Marco Fiore, l'ultima battaglia, l'ultimo tentativo per agguantare un quarto posto che permetterebbe a Crespi di avanzare in classifica e soprattutto permetterebbe al Busters Racing Team di agganciare la Racing Team in testa alla classifica per team. 3 decimi, attenzione, un contatto incidente tra Andrea Crespi e Marco Fiore. Ci saranno delle polemiche, sicuramente ci saranno delle polemiche, cercheremo subito nel dopogara di andare a prendere i protagonisti di questo contatto, quindi avere subito a caldo come di post gara. Vediamo Crespi a passare molto sportivamente Marco Fiore. Peccato, perché una così bella lotta poteva
finire lì, dopo Crespi ha perso un po' la sua concentrazione. Tanto mancano 3 secondi al termine della gara finita e Claudio Scancarello conclude vittorioso la seconda manche questa tappa sul circuito del Bahrain, passando proprio sullo scadere del tempo. Questo si trova a Scacchi, secondo posto per Francesco Pippi, distaccato di soli 1 secondo e 7. Terzo posto per Paolo Tagliolini. E vediamo che arrivano in quarta e quinta posizione rispettivamente Marco Fiore, Andrea Crespi, sesta posizione per Suraci, settima per Gibson, ottava per Candela, nona per Caverio, decima posizione per Scancarello, per Simone Scancarello, undicesima per Stefano Visentini, dodicesima per Cicchi Sardegna. Chiudono la loro da Remo, Sanno Felice in 13esima posizione, Diego Tadolini in 14esima, 15esima posizione per Angelo Paratore, 16esima per Massimo Grassa. Unico pilota ritirato, Gianluca De Matteo. Gianluca De Matteo che votò la sua gara condizionata dal contatto avuto con il suo compagno di squadra, Simone Scancarello, al semaforo verde di questa seconda manche. Quindi complimenti a Claudio Scancarello, vincitore di gara 2, complimenti anche a Francesco Pinto che riesce a portare a casa un ottimo secondo posto. Vediamo se i protagonisti ci raggiungeranno qui in diretta. Stanno probabilmente facendo stretching al termine di queste due faticose prove. Nel frattempo cioè, vedo movimenti nelle altre sale, nessuno per il momento entra nella waiting room. Ricordiamo l'ordine d'arrivo: vittoria di Claudio Scancarello, secondo posto per Francesco Pinto e Paolo Tardellini a chiudere il podio. Vediamo soprattutto, vorremmo avere qui in diretta sia Marco Fiore che Andrea Crespi, protagonisti del finale di gara con la battaglia per il quarto posto, dove c'è stato anche il contatto, dove molto sportivamente Crespi ha restituito la posizione a Marco Fiore. Vediamo se vi piaceremo, speriamo anche che Marco Fiore aggiorni quanto prima la classifica. Vediamo se ho mandato qualcuno un invito a venire a farci compagnia. Piacerebbe avere anche i due vincitori. Abbiamo, ecco qua, allora abbiamo Francesco Pinto, vincitore di gara 1, secondo posto in gara 2, finalmente sei nelle posizioni che ti meriti, data la tua velocità.
Eh sì, paradossalmente su questa pista non andavo veloce come gli altri, c'era qualcuno abbastanza più veloce di me, Per però ho guidato un fortuna. po' più, sì, guidato un po' più tranquillo, soprattutto gara 1 ho guidato un po' così, con riserva, però alla fine è andata bene, quindi ben venga. Bene. Ho rimarcato più volte che a questo punto attendiamo sicuramente l'aggiornamento delle classifiche e sicuramente cominci ad insidiare le prime posizioni, perché una vittoria in un secondo posto, Paolo Tardellini, terzo e quarto posto, Marco Fiore, nono posto in gara 1, quinto in, no, quarto in gara 2 e quindi di punti ne ha recuperati parecchi. Sì, ottimo. Poi soprattutto gara 2, mi è piaciuto che ho gestito bene il primo giro e poi ho fatto una bellissima rimonta, ho fatto due o tre bei sorpassi, diciamo. Uno a Paolo Taddeolini, diciamo che se dovessi riprovarlo altre volte, sinceramente non ci riuscirei a rifarlo, ecco. Quindi, diciamo, mi sono anche divertito, quindi va E tutto bene. in gara 2 abbiamo visto che poi, proprio davanti a te, alla partenza, c'è stato l'incidente tra Gianluca De Matteo e Simone Scancarello, giusto? Sì, sono stato fortunato, cioè più che fortunato me lo aspettavo che dovesse succedere qualcosa, quindi ho alzato il piede, ho Gufo! fatto, no, ma perché succede sempre, è successo in tutte le altre gare, che bene o male uno cerca di rimontare, ho visto un mezzo casino là davanti e ho alzato il piede e sono passato dall'unico buco disponibile. Infatti ho guadagnato 3-4 posizioni così senza fare praticamente niente. E infatti si è visto che ti hai subito messo nei tubi di scarico di Taderini, se non ricordo male. Sì. E intanto sentivamo in sottofondo il ghigno di Marco Fiore. Marco Fiore che questa sera non è stato brillante come la scorsa settimana, Marco Fiore però protagonista In di diretto, una in fa di negativo. una In negativo, no, in negativo no, però protagonista del finale di gara 2 con Andrea Crespi, una dura battaglia per il quarto posto. È stata l'unica nota positiva della serata. Allora, Che però, non mi sono trovato per niente in questa pista, ho avuto difficoltà sia nei test, in qualifica, che in gara 1 poi non ne parliamo, in gara 1 è stata una sofferenza, 45 minuti di sofferenza sono stati. In gara 2 tutto sommato sono arrivato quarto, ma neanche so io come, forse appunto perché si sono distrutti Cancarello e De Matteo. Beh, bisogna anche riuscire a partire bene. Lo Quindi so, sì. Per c'è stato anche un fortuna. contatto, abbiamo visto nell'ultimo giro, se non sbaglio, Sì, ci nel siamo penultimo. aggrappati alla prima curva. Però ho visto che Però. comunque Crespi ha restituito sportivamente Sì. la posizione. Un signore, un Andiamo, signore. un signore, andiamo intanto a prendere Paolo Taddeolini, Andrea Crespi e Buonasera. Giuseppe Suoraci. Quindi tutti qua Buonasera. in diretta per questa tavola rotonda di fine gara, Paolo Taddeolini che consolida il primato in testa al campionato, precedendo in entrambe le manche Marco Fiore, Sanacor è squalificato in gara 1, non ha preso parte in gara 2, ma attenzione a Francesco Pinto. Attenzione a Francesco Pinto che è l'uomo da battere, c'è niente da dire. Complimenti. Eh sì, si era visto già in Corea che era il più veloce in pista, eh? Grazie, Non dovevi cambiare PC, purtroppo. grazie. Bravo, questo mi ha molto avvantaggiato perché le altre gare la partenza è stata sempre critica perché avevo il terrore che il computer si bloccasse, quindi partendo anche più rilassato, diciamo, ho gestito meglio un po' anche tutta la gara. Certo Potevi che aspettare. cioè, il desiderio di far bene in questi campionati porta i piloti addirittura a comprarsi computer nuovi. No, spendere beh, soldi ciao. anche in Vabbè, questo periodo di crisi, nulla faccio toglie la muovere l'economia. soddisfazione No, del vabbè, GP2 non Asia. potevo più giocare praticamente con quello vecchio, quindi alla fine prima o poi avrei dovuto fare questo acquisto. Cosa non si fa per la scimmia sulla schiena? Beh.
Voleva Comunque essere sì. un po' diplomatico, dai. Sì, però soprattutto con questa mod capisco il nuovo acquisto del PC perché ragazzi io ho un dramma con gli scatti, proprio un dramma. Andavo, come dicevo prima, agli altri almeno un secondo più lento di quello che sapevo fare, sia in gara che in prova, purtroppo. È sempre, purtroppo questi problemi di rallentamenti hanno afflitto un po' tutti, forse ad eccezione di Paolo, che beato lui se non ce l'ha lui, PC performanti non ce l'ha nessuno. Io ce l'ho, io ce l'ho. Vabbè, può sempre crashare Vabbè, i nostri due cani. anche Diego sicuramente non può lamentarsi, sicuramente non può lamentarsi. Ma a Una questo perdita di punto, connessione ci sta in effetti per i ma prossimi due cani. ma è andato compensare. avanti così, Francesco, penso che non abbia bisogno di questi aiuti. Beh, Ma io sì. sicuramente Marco si meriterà una dedica dopo questa buffata a microfoni spenti. No, vabbè, Marco sa già che non gli arriverà il computer nuovo che ha ordinato, quindi. Gli arriverà a fine campionato il computer, se gli Ma arriverà. quindi a Marco voglio rivolgere una domanda abbastanza come catartica per questo riguardo a questo campionato. Non sei pentito di non aver messo Francesco Pinto tra i piloti ufficiali del team? Ah, quello sicuramente, però diciamo che non è stata una scelta di cuore, quella di scegliere Sanacore e mettere da parte lui. È che lui all'inizio campionato aveva problemi e non si sapeva se sarebbe riuscito a completarlo. Che già la serie estiva, quella la GP2 Main Series, quella che abbiamo fatto quest'estate a luglio, ha dovuto saltare proprio per i problemi al PC. Quindi era un po' un'incognita. Però adesso, alla luce di quello che sto vedendo adesso, sì. E a tal proposito chiediamo se anche questa sera, come mercoledì scorso, avremo nel frattempo l'aggiornamento delle classifiche prima del termine della diretta. Sì, ci sto già provvedendo, Oh, quindi fantastico, efficiente il nostro admin. puoi intervistare gli altri nel frattempo. È tanto veloce da suonare le classiche quanto è lento in pista ultimamente. Nota polemica a Max, sempre lento. Piccola frecciatina. Sì, mi ha Sembrerebbe, ma non ammazzato, lo è, mi ha Marco, fatto non lo è. vedere. Picconata. L'ho acchiappato addirittura io tra uno scatto e l'altro. Infatti. E mi Per avete tutto fatto dire. delire alla fine, che vi ho visto vicini a tutte e due, ho detto ce la posso fare, ce la posso fare. Ma era un'illusione. Io e Andrea ci stavamo annoiando, abbiamo detto, vabbè, prendiamo un po' per il culo No, a Peppe, io illudiamolo. vedevo una duna, poi risentivo la macchina un quarto d'ora dopo alla duna successiva. Ah, buono, buono, sei messo. Anche tu PC nuovo, mi sa, regalatelo per Natale, oppure spera che il tuo OTM, cioè Paolo Teddolini, ti regali un PC nuovo, magari. Faccio prezzo buono, signore. Omaggio. Allora, prima di pubblicarle ti Non aggiorno. citiamo certi prezzi che sono accaduti, sono avvenuti in passato, che è meglio, se no qui si può andare a No, ma casa di io infatti, qualcuno a come dicevo agli prenderlo. altri, insomma, sono un po' preoccupato pure per Refactor 2 perché qua ragazzi si prospettano spese. Tanto non esce, Sì. è un bluff. Sì, è come il segreto di Fatima, l'ultimo. Esatto. Comunque vi aggiorno velocemente sulla classifica prima di pubblicarla. Cioè, mentre è in fase di upload. Taddeolini si conferma in prima posizione con 74 punti. Io Toc caso. sono ancora secondo con 16 punti di distacco, anzi pensavo peggio sinceramente. E Anch'io. Francesco Pinto ha rimontato al terzo posto a 18 punti. Accidenti. Quindi è Buono, lì buono. pronto. Quindi ha guadagnato ben 13 punti in questa Sì. gara. De Matteo è quarto a 54 punti, quindi siamo tutti vicinissimi. Nella classifica team invece il Master Racing Team è passato in testa, con 8 punti di vantaggio sulle Repu Team Questa è Scandalo. una notizia che È mi raffranca, un'ottima sai. notizia Sì, anche per il commentatore, quindi di parte. complimentoni alla coppia Paolo Taddeolini e Andrea Crespi, che balzano in testa alla classifica. Se Bravi. volete uno scambio, mi prendo Crespi e vi do Sanacore, per me. No.
te lo sei preso a inizio campionato e mo te lo Io tieni farei fino uno alla fine. scambio, gli diamo Fiore e ci prendiamo Crespi a questo punto, scusate. Non vogliamo neanche Paolo, Fiore. non so se è molto Attenzione, d'accordo, diciamo. soprattutto prezzo pareggiato Fiore. del Paolo. Io parlo poi Paolo. dalla diretta dopo. Paolo, io quasi quasi mi metto sul mercato e accetto migliori offerte, quindi o mi alzi il contratto. No, intanto ho notato che l'RV Team si è venduto il team manager. Quindi questa è una cosa. O è il team manager che si è venduto, Marco? Team Ma manager che solitamente si vende al sabato notte. Non lo sapevo, Marco, ti dovrei chiamare il sabato allora. sì, ma anche se non è luna piena? Sì, anche. Nella luna piena a tariffe doppie. Ma fai anche sottocosto? No, no, Eh no. Sabino. Non riesci ad alzare i tempi, eh? Veramente devo dire, approfonditi i nostri commenti tecnici, quindi sono convinto che gli Le gomme, il ascoltatori, motore, questi sì, che gli sconosciuti. ascoltatori sono molto interessati alle ali che avevamo, insomma, e a come si comporta la macchina a seconda delle barre. Paolo dice che aveva la barra rigida dietro. Sì, soprattutto in gara 1 mi sono sentito una barra rigida dietro. Ma a proposito, Paolo, ma chi è che c'ha la macchina praticamente identica alla tua? Perché in partenza di gara 2, praticamente io stavo superando Diego che era partito molto lento, lo stavo proprio sfilando di brutto. Uno da dietro a me mi sfila ancora più veloce, cioè passandomi accanto, chiudendomi la traiettoria, fa perno e si è andato a schiantare. Ma chi era? Ah, sarà un Scancarello. clone. Mi sembra che sia stato Claudio Scancarello che è partito Ah, male no, e mi ha torna. centrato Ok. Gianluca Di Beh, Matteo. sono centrali fra compagni Ok. di team, tra No, l'altro, sì. Simone, ragazzi, Simone, Simone. infatti. Simone, scusa, Simone Scancarello, Sì, Simone. ok, mi tornano i conti, ok. Quindi non è uguale alla mia, cioè, insomma, adesso sei anche daltonico. No, Sì, anche perché è rossa quella macchina, mentre quella di Forse è Paolo, se non nera. ricordo male, Allora ok, no, arancione. allora vabbè, ho avuto gli scatti, portano anche altri sfasamenti, si La vede. scheda video autobit, hai più o meno. Sì, infatti. Vabbè, comunque Ricordatevi di commenti tecnici. mandare i log. Vai Marco, vai Marco, tranquillo. Oh, eccolo qua l'aggiornamento della classifica. E beh, abbiamo il secondo, terzo e quarto piloti. Il pilota ha 4 punti. Marco Fiori 58, Massa Zuppini 56, Gianluca De Matteo 54, in testa Paolo Tardini con 74 punti. Simone Scancarelli in quinto con 46, Giuseppe Sanacora che rimane fermo con 44, Andrea Crespi 36, Gibson a 31 e Carlo Scancarelli a 30. Visentin e Suraci 29, Diego Tardini 25, Massimo Caverio a 22. Nella Vabbè, quello. classifica team invece non c'è ancora la prova. Classifica team, sì, eccolo qua. Busters Racing Team 110 punti, RV Team 102, il FIA Racing Team Red 100 e il FIA Racing Team Black 59. Bene, C'è un problema. dimmi. Segnalano un problema. C'è la classifica sbagliata. Qualcuno, cioè io, ha caricato i punti di gara 2. Infatti, sto Ah, guardando adesso. allora sei. Ah, hai messo anche il giro veloce, Paul? Ma Sì. veramente Di no. Sì, Paul sto sugli ghiacciando. Marco, chi lo vuole Marco se lo può prendere, Io l'avevo già sbolognato, però mi sa che. Se qualche portale mi vuole. Allora, niente, un altro aggiornamento. Paolo Tangerini, primo con 86 punti, seguito da Francesco Pinto, seconda Ah, posizione grande. a 71 punti. E io Ecco sono sulla perché non terza posizione a voleva. 68. Ah, ecco perché non voleva comunicarlo, perché voleva già grattare una posizione. Non Mi sei più conveniva di più secondo. la classifica precedente, però. Vabbè. No, comunque, al di là di tutto, il bello di questo campionato è che, nonostante le sfighe, che bene o male sono capitate un po' a tutti, siamo sempre abbastanza E a te non ancora, se non vicini. ricordo No, a me sì, a Paolo che ancora non è successo niente. male. Me l'ha tirata la grande No, questa, beh, non pa so. Paolo ha già avuto la sua dose in gara 1, no, in gara 2 a Istanbul. No, no, ma che dose? È solo girato 2 volte, dai, Non ancora è errori, abbastanza. crash, niente Tre. ancora. Non è abbastanza. L'ho No, avuta via. sabato scorso la dose di Vabbè, ma sicuro. Quella sabato. lì, calcoliamo un velo pietoso
su quanto è successo sabato scorso. Io ero sul divano, mi volevo vedere almeno 6 ore, invece mi sono dovuto vedere un'oretta e mezza. Dai, mi avete rovinato un pomeriggio, mi avete rovinato. E ci sentiamo fondamentalmente in colpa per questo. Infatti, Infatti è il guarda, nostro proprio dispiacere più comunque è stata grande. la cosa che la prima persona alla quale ho pensato, infatti, è proprio stata tutta. Grazie ragazzi, la considero. La prossima volta mi farò trovare con la magliettina nel live. Con la scritta by Tedolini. Scritto Brazzers. No, no, questo non si può. Non possiamo fare sponsor al tuo sito, Paolo, è inutile che lo ripeti. Dice pubblicità così, non si può fare. Ah, ma non era MILF Hunter? Ecco, è arrivato un altro apposta, ragazzi. Il tutto cordialmente in diretta proprio. Siamo fuori dalla fascia protetta. Manca Domani Elio, Mangoni nemmeno e che tutta questa Cozzalone era gente. così. Domani mi arriverà la Manca mossa solo lettera Barretta, dell'avvocato. ragazzi, manca solo Barretta che si mette a piangere. Dai, c'è il Dio di rischio. Istanbul. Sì, per me, guarda, i soliti che si ritirano nei campionati Sim Racing World, cioè Terzani, Heineken, lo fanno proprio per ascoltare le dirette dopo gara. Sì, ma infatti io ho detto a tutti, il primo che esce va a fare compagnia a Mauro. E tutti Mi hanno risposto tutto, semplicemente. speriamo che sei tu il primo. Io ho detto grazie ragazzi. No, si sono sentiti. Grazie anche da parte mia. Sì, si sono sentiti vigorosi rumori di grattate in quel momento. Beh, io lo dico sempre inizio gara, vedremo se qualcuno verrà a farmi compagnia durante la diretta, visto che a Istanbul c'era più gente qui che in pista. Hai chiamato Sì. Sanacore praticamente. Ma infatti Sanacore poteva venire a fare compagnia in Ma diretta. infatti, ma No, cosa è ma ha avuto problemi successo anche a di linea. Peppe gara 1? Praticamente in gara 1 ha avuto un incidente nel giro di formazione con Simone Scancarello, credo, o Claudio, uno dei due. Quindi Claudio. sarà una penalità? È partito dai box, ma non so per quale motivo. Dice che Scancarello lo disturbava. Ha accelerato un po' prima ed è partito con il semaforo rosso e quindi si è beccato una squalifica. Mentre si lamentava in TS e io e Ciccio correvamo, gli è caduta la connessione e non è più ritornata. Prima naturalmente si era vantato prima che iniziasse la gara. La mia connessione è ottima anche pur essendoci 3-4 PC connessi. Diciamo. Ha detto con 18 PC connessi. La mia connessione non dà ping alti. Non ha ping proprio, cioè no. Le ultime parole famose. Esatto. Mamma Ai ai mia, ai. mamma mia. Bene, Dire. dalla regia mi dicono che è ora di chiudere la diretta. Ciao Ciao Luz. Infatti, un Lutz. saluto a a Luz. Salutiamo il regista. Un saluto a Lutz che tra Ciao Luz. l'altro ha fatto di recente l'upgrade, ha fatto qualcosa al server che permette di fare lo streaming della gara, infatti oggi c'era tutto nuovo, quindi un grazie a Lutz. In evoluzione, bene, In bene. tutte le evoluzioni, tutte le evoluzioni. Serve un'evoluzione per la mia linea, che anche oggi, giusto puntualmente, 21:56, no, È cascata. cascata fino alle 22:25. Ma è andata ancora bene rispetto a ieri, perché ieri sera è caduta alle 22:05 ed è tornata alle 22:50. Quindi Ahia. sarebbe stata una tragedia se fosse successo stasera. Quindi no, tutte le evoluzioni, questo esperimento live. Per il primo campionato di Sim Racing World, dai, sta comunque andando bene. C'è da riuscire a spingere, ad attirare il pubblico. Siamo nella Il fase di sgrassatura. rodaggio, Sì. esatto. Dovremmo Adesso. fare un po' di cabaret pre-gara, così forse attireremo qualcuno in più. Io Adesso sono quando poi. indietro le quinte. Soprattutto il dopogara, con questi commenti fortemente. Infatti, ma se lo facessimo anche nel pre-gara, magari, No, bisognerebbe con mettere in commenti live palio. dall'abitacolo durante un incidente alla partenza, con censure continue. Lì ci vorrebbe il casino. C'è una differita, effettivamente c'è una differita di un paio di secondi, quindi Non c'è tempo di inserire anche con la dito censura. veloce il dito Esatto. si può inserire. Si può Ma poi alla inserire. partenza il discorso sarebbe solo che BBB, ma BBB, più o meno così Sì, sarà nella partenza, quindi non non vi viene fuori un capiamo. codice Un Morse, codice esatto. Morse, infatti. Infatti, codice Morse, codice Morse. Bene.
Allora, saluto tutti, ringrazio tutti voi che siete venuti, vi siete, diciamo, offerti di venire qua in diretta a commentare la gara. Auguro una buonanotte a tutti. Rimando l'appuntamento per mercoledì prossimo per il quarto round sul Dubai. circuito di Dubai. Quarto round emozionante, classifica corta, quarto dell'in in testa, Francesco Pinto che tenterà l'aggancio senza dimenticare tutti quei piloti che inseguono da vicino i piloti di testa. Avvicinamento nella classifica team, Bastian Racing Team che balza al comando, poi una posizione da difendere nelle ultime due gare per portare a casa il titolo. Quindi molti temi, Questo intanto serata mi tocco. interessante. Invito tutti i piloti ad effettuare reti scaramantici dopo tutta questa mia pappardella, visto che penso che ne ho date un po', penso di non aver fatto torto a nessuno. No, ma ce la farà sicuramente in bassa Racing Team a Beh, a questo punto ogni vincere. Buonanotte a commentatore si unisce ai reti scaramantici. Quindi niente, una buonanotte a tutti, un grazie a tutti, un complimenti ai protagonisti di questa gara e ci E vediamo grazie al mercoledì commentore. prossimo. Grazie a te, Mauro. Buonanotte a tutti. Si fa come si Ciao, Mauro. può. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E aggiungerei